Questo sarà un primo piatto. Ci sono gli spaghetti, se avete i bucatini meglio ancora. Abbiamo bisogno di... Io andrò ad utilizzare un po' di olio e qualche acciughina, capperi, ovviamente le sarde, aglio, olive, del pan grattato che andiamo a tostare, un po' di passata di pomodoro, sale, pepe e olio. Nel frattempo sto già facendo bollire l'acqua. Appena l'acqua bolle possiamo mettere direttamente gli spaghetti, perché questa pasta si prepara in pochissimo tempo. Per prima cosa, prima di andare a sporcare con l'olio la padella, vado a tostare qui stesso il pan grattato. Adesso mettiamo dell'olio in padella e aggiungiamo l'aglio. Io lo vado solo a schiacciare, così. Poi vado ad aggiungere le due acciughine e le sarde fresche, così. Pezzettiamo così, in modo da andare a fare sciogliere per dare più sapore, e dopodiché aggiungiamo capperi e olive. Quando si sarà ben sciolta l'alice e la sarda, possiamo aggiungere anche la passata di pomodoro. Se preferite l'aglio lo potete anche togliere, io lo andrò a togliere dopo, così anche il sughetto si assaporirà di aglio. Aggiustiamo di sale e pepe, mi raccomando attenzione al sale, perché già il pesce è salato di suo. Se avete del finocchietto potete aggiungerlo in pentola mentre l'acqua bolle, però qui in Germania appunto è impossibile trovarlo, non l'ho mai trovato in 8 anni, quindi fatemi sapere se voi trovate il finocchietto. Ho guardato pure dai turchi, nei negozi turchi, ma niente, qui non lo portano, ed è un peccato perché io adoro il finocchietto nella pasta fatta così. Tra 2 minuti il sughetto è pronto, gli spaghetti sono già dentro. Scendiamo tutto il composto, lo mettiamo da parte, togliamo l'aglio e voilà, finito. Questo sarà il nostro sughetto. Abbiamo messo di cottura, lo mettiamo qui dentro, scoliamo la pasta, una bella mescolata, e impiattiamo. Anzi, prima dobbiamo aggiungere la mollica di pane. E voilà. Quindi un po' di mollica sopra, una mescolata, impiattiamo il tutto e questo qua sarà il nostro formaggio. Invece per la seconda ricetta abbiamo bisogno di 2 uova, farina, parmigiano, sale, pepe, olio. Questo qui e prezzemolo, io ce l'ho congelato, ma se ce l'avete fresco meglio ancora, e ovviamente delle sarde. Ho messo le 2 uova, il formaggio, sale, pepe e prezzemolo e vado a mescolare. Dobbiamo andare a fare una pastella. Appena finiamo di fare questo, ovviamente dobbiamo aggiungere qualche cucchiaio di farina, fino a quando la pastella risulterà un po' corposa ma non troppo dura. Dentro pure un po' di aglio per dare un po' di gusto in più, e adesso aggiungiamo un po' di farina. Se risulta troppo liquido potete aggiungere un po' di più formaggio, perché se andiamo ad aggiungere troppa farina va a finire che sa poi tutto di farina, ecco. E adesso è semplicissimo, vi preparate intanto un piatto, un altro po' ovviamente di farina,
il pesce che io ho già pulito, ho tolto prima le teste, l'interiore, eccetera eccetera, e poi prendete un po' e lo andate a mettere al centro. Vedete, lui va, sta su, non cola. Poi un'altra di sopra, e subito 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 a fermare il tutto con la farina, così togliete quella in eccesso e lo appoggiate su un piatto e le fate tutte. Nel frattempo io ho già messo a riscaldare l'olio, olio di semi per friggere normalmente. Se avanza il ripieno potete tranquillamente mangiarlo a polpettine. Io lo adoro, anche i miei figli lo adorano, infatti quando avanza lo mangiamo così come pane, perché è veramente buono. E sono i miei preferiti? Sì sì. Però che è il mio pesce preferito, che si chiama pesce con le lische. Pesce con le lische. Chiudere così e poi sempre nella farina e poi andate a friggere. Per la terza ricetta abbiamo bisogno di farina, aceto, pochissimo per sfumare, aglio ovviamente non può mancare, sale, olio, pepe, le sarde e basta. Pochissimi, ma fidatevi, buonissimissimissima. Questo qua lo vado a panare tutto, così, lo chiudo così e lo vado a infarinare più che panare. E lo mettiamo da parte. Cioè, in mezz'ora potete cucinare tutti e quattro i piatti, ovviamente con 500 grammi di sarde. Se poi ne avete di più da pulire, ovviamente, sicuramente, no, ovviamente ci state un pochino di più, ma uguale. Io in mezz'oretta ho già fatto tutte cose. Ok, adesso dobbiamo andare a friggere, per l'altra ricetta dobbiamo andare a friggere il pesce. Questo qua lo friggiamo tutto, poi dopo lo vado a dividere e vado a fare sia fritto normale che con l'aceto e l'aglio. Vi faccio vedere. Allora, innanzitutto mettiamo il pesce e lo facciamo andare tutto quanto. Ops, non vi bruciate. Ecco qua, un minuto per lato ed è pronto. Farli con l'aceto, questi qua li andremo a mangiare io e mio marito. Andiamo ad aggiungere l'aglio, io lo schiaccio così almeno viene più gustoso, perché l'aglio è buono. Invece quelli senza aglio e aceto li mangeranno i bambini, quindi vedete porzioni piccoline, perché appunto mi sto adattando in base alle persone che ci sono appunto qui in casa mia, perché sennò avrei fatto molto più pesce. Ok, così fate insaporire il tutto, così. Appena l'aglio sarà un pochino 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 rosolato, sfumiamo con l'aceto. Non aggiungete sale perché l'avete aggiunto già prima.
E voilà, facciamo evaporare il tutto, appena si sarà asciugato tutto è pronto. Per l'ultima ricetta con le sarde abbiamo bisogno di farina, sale, ovviamente le sarde e olio. Fine. Questo qua lo vado a panare tutto, così, lo chiudo così e lo vado a infarinare più che panare e lo mettiamo da parte. Ok, adesso dobbiamo andare a friggere per l'altra ricetta. Dobbiamo andare a friggere il pesce. Andiamo ad aggiungere il sale. Facciamo cucinare un altro minuto. Ecco qui, abbiamo il pesce a baccafico, un primo piatto, quindi pasta con le sarde, sarde con aceto e aglio e sarde fritte.